Palazzo 53 si presenta per la 13ª volta quest'anno con una nuova mostra e lo fa eccezionalmente alla Sala Pagano per ospitare un grande autore e anche perché le foto sono, diciamo, di dimensioni e identità notevole, e lo fa alla Sala Pagano in Voghera. La mostra si chiama Il Cubo e è di Roberto Cefarelli, che eccezionalmente per questa mostra ha dedicato molte delle sue opere per una notevole e importante iniziativa che è dedicarle alla UNICEF. Sono contentissimo che mi abbia invitato a Spazio 53 per esporre quello che ho fatto negli ultimi anni, sia la ricerca che quello che è il mio lavoro principale. Il lavoro principale è il jazz, sia il live che i ritratti per riviste, per CD. La classica, di cui c'è qualche ritratto anche qui, che mi stanno chiamando per fare dei ritratti, le copertine di giornali e le riviste di settore. Però qui finalmente ho avuto la possibilità di esporre anche tutto quello che porto in giro al di fuori, diciamo, del jazz e della musica, per cui le foto, le immagini 3D, che è stata una ricerca che ho fatto 2 anni fa sul tricolore italiano, che viste da vicino sembrano tante bandierine italiane, ma mettendo gli occhiali c'è questo effetto 3D. C'è la ricerca sul surrealismo, che in parte è anche la pittura che io amo di più, per cui ho cercato con la fotografia, con la mostra delle immagini, non manipolarmi, che sono immagini assolutamente non ritoccate con Photoshop, sono scatti puri, sono idee, immagini sul surrealismo. L'installazione centrale, che è stata una ricerca sulle profondità, sulle differenze di stampe, sono un gioco che è stato molto divertente, che avevo presentato anche la settimana della fotografia europea, e una mostra sulle corde, sempre in parte surrealista, mentre questa, quella sulle corde è elaborata sulla, diciamo, graficamente. È una ricerca personale che ho esposto per la prima volta qui a Voghera, che è quella sulle strisce pedonali, che sono anni che la faccio, ma è la prima volta che la espongo. Amo molto anche le installazioni, è una cosa che mi diverte, ne ho fatte diverse, anche 5 anni fa avevo fatto un'installazione con degli specchi. Gli specchi spesso li uso perché è un oggetto che mi diverte molto, infatti anche in questa mostra qui c'è un'immagine che si chiama autoritratto d'autore, in cui uno in realtà c'è uno specchio e vede se stesso. Le immagini 3D invece è stata una ricerca lunga, perché normalmente si fanno col ciano e con, diciamo, del verde, mentre questa l'ho voluta fare proprio dedicata al tricolore, era l'anniversario del tricolore, della bandiera italiana, e ho fatto questa ricerca che secondo me è stata molto divertente anche a livello personale. Ho girato l'Italia a scattare queste foto 3D e poi le avevo esposte anche queste per la settimana della fotografia europea a Reggio Emilia. Qui ci sono alcune immagini, appunto, di non manipolarmi, che sono immagini che ho costruito gli oggetti. Esce l'ironia, che in parte c'è anche in alcune immagini di jazz o delle corde, e sono tutte foto scattate dentro a un cubo di legno di 60 cm. Ho costruito l'oggetto e poi, con la tecnica del light painting, per cui illuminando con una pila gli oggetti, ho ottenuto questo effetto di luci particolari, ed è stato molto divertente perché ci ho messo molto più tempo a sviluppare l'idea e gli oggetti che a scattare la foto. Quella che mi aveva messo più in difficoltà è quella delle gocce, e anche quella della banana, che schiacciandola per attaccargli la cerniera si anneriva subito, per cui dovevo fare l'oggetto velocemente e poi scattare la foto. Di questa immagine qui ne esistono circa 15 e è sicuramente un settore in cui voglio continuare questa forma di surrealismo fotografico reale. Mi piace molto, mi diverte, anche perché in fondo c'è l'idea, che è sempre quella che a me affascina di più nella fotografia o in quello che faccio. Insomma. Questa installazione qui, che è Composizioni Scomposte, è un'installazione che avevo preparato per la settimana della fotografia europea,
è stato molto divertente, perché prima ho avuto l'idea, ma in realtà non sapevo se riuscivo a realizzarla concretamente. E allora, da quando ho avuto l'idea, ho sviluppato prima un prototipo in piccolo. Poi, quando ho visto che si riusciva a fare, mi sono messo a costruirlo su una scala maggiore. Il mio sogno, questo naturalmente, sarebbe farlo in una stanza che uno arriva con dei pannelli enormi e solo da un punto della stanza potrebbe vedere queste foto molto grandi. È stato un impegno, una cosa difficile farlo, anche perché ogni immagine, ogni particolare di immagine è stampata su una grandezza, cioè è stampata in una dimensione diversa. Poi bisogna posizionarla, allinearla, insomma. È stato veramente un lavoro lungo e impegnativo, ma molto soddisfacente, mi sono divertito tantissimo e penso che anche la gente si diverte quando lo vede, insomma. Roberto Cifarelli è un fotografo che ha fatto della musica il suo campo di indagine. Sicuramente i suoi ritratti rappresentano in modo efficace e con notevole fantasia quello che è il mondo della musica. La musica in tutti i suoi aspetti, che va dal jazz a quella classica. Le sue fotografie sono state pubblicate su importanti riviste del settore, sui CID, e naturalmente hanno una diffusione molto ampia nel mondo musicale. I ritratti rappresentano sicuramente un aspetto importante di questa produzione fotografica e rappresentano anche quello che può essere un biglietto da visita di questo fotografo, perché sono ritratti intensi di questi musicisti colti in diverse situazioni, cioè quindi colti durante i concerti, ma colti anche nei momenti liberi, nei momenti in cui danno anche loro sfogo a quello che è la loro fantasia, una fantasia creativa, una fantasia umana che Roberto sa cogliere in tutti i suoi momenti con intensità e forte emozione. Ma l'opera di Cifarelli non si ferma a questo, c'è sicuramente in fondo una ricerca di chi vuole approfondire la fotografia e nel contempo anche trovare spazio all'interno di essa per l'ironia e per un divertimento. Un divertimento che peraltro è sempre portato ad un'estrema raffinatezza culturale all'interno di quel gioco e di rimandi che ci sono fra la realtà e una realtà rivista e di stampo più surreale. Già un'immagine in partenza, l'omaggio a Magritte che viene posta nell'ingresso di questa mostra, fornisce un po' una chiave di lettura di questa poetica, una poetica che si basa sulla realtà, ma soprattutto su quello che viene oltre, cioè su questa indagine costante, precisa, meticolosa, su quello che può essere la fotografia vista sotto diversi punti di vista e soprattutto con l'ironia e lo humor. Cubo, quindi sei facce delle stesse produzione fotografica che va dalla documentazione e arriva fino alla creatività e arriva fino al gioco, per esempio le quinte che sono poste al centro della sala, dove diversi piani attraverso una visione unica si ricongiungono a formare una fotografia unica, una visione articolata che si ricongiunge all'interno della stessa immagine. La sperimentazione in 3D che è qui alle mie spalle da un altro piano di ricerca, un piano contemporaneo, un piano di letture che diventa più articolato e che fa naturalmente un rimando a quello che può essere le nuove tecnologie della visione. Per cui direi che Cifarelli, nell'ambito di quello che può essere il suo campo professionale di ricerca nell'ambito della musica e della ritrattistica, sa peraltro dare sfogo ad altri momenti importanti di ricerca
e di cultura fotografica, un autore importante da seguire costantemente con interesse.